Come gestire le provocazioni? Che bell'argomento. Potresti dire, ma io non ho bisogno di gestire provocazioni, io sono in una situazione totalmente particolare, unica, eccetera. Mentre invece stai assolutamente sottovalutando la gestione delle provocazioni. È assolutamente importantissimo per un uomo gestire tutte quelle che sono le provocazioni che arrivano dall'universo femminile, ex compresa. E quindi parto un po' da questo spunto per ragionare su quelle che sono le provocazioni e su come gestire, sull'unica arma più infallibile di questo mondo. Mo' ti spiego. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Inoltre, se vuoi avere più informazioni, più materiale su quale ragionare, più roba da studiare, guarda giù in descrizione e troverai il pan per i tuoi denti. Interviste ai miei clienti, podcast, cose strane, video, altra roba, cose che esplode, eccetera, eccetera. Tutto per darti le migliori informazioni per riconquistare, appunto, la tua ex. Dicevamo quindi, gestione delle provocazioni. Che cosa sono le provocazioni? Cioè, partiamo dalla base. La provocazione fondamentalmente è una sorta di meccanismo che l'altra persona mette in atto affinché vada in qualche modo a suscitare una reazione di un qualche tipo nei tuoi confronti. Solitamente le provocazioni arrivano quando l'altra persona ha la sensazione di aver subito un torto, di aver subito una grandissima delusione, di essere stata tradita, eccetera, eccetera. E solitamente le provocazioni, insomma ragazzi, con un po' di fantasia, vanno verso il puntare il dito, con l'assoluta colpevolizzazione: tu hai fatto questo, tu hai fatto quell'altro, no, perché tu devi fare questo, tu devi fare quell'altro, eccetera. Avevo ragione nel dire che sei uno stronzo, mi hai mentito per sempre, eccetera. E ogni volta che c'è una provocazione, c'è in qualche modo la presenza sempre di due ruoli. Il ruolo della vittima, cioè quella che provoca, e il ruolo del carnefice, cioè quello che subisce la provocazione. Solitamente, essendo noi delle teste di cazzo, quello che spesso accade è che noi veniamo influenzati da questa cosa, perché veniamo colpiti in un territorio molto vulnerabile. Quando lei dice avevo ragione nel prendere questa decisione perché sei uno stronzo di merda, quando lei dice questo e io in qualche modo no, ma aspetta, non sono stato io lo stronzo, perché tu hai fatto questo, tu hai fatto quell'altro, io all'epoca avevo solo detto quest'altro, no, perché tu bla 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 bla. Ecco, quando comincia a esserci questo gioco, indovina un po', si autoalimenta una spirale negativa, un circolo vizioso dove l'unica cosa che succede è che entrambi giocate a fare i bambini ed entrambi state alimentando la drammaticità, state facendo beautiful fondamentalmente, senza bisogno che questo debba essere fatto. Cioè, diciamocelo, non c'è bisogno di beautiful, c'è bisogno che qualcuno cominci a interpretare l'adulto. Come si fa a interpretare l'adulto? Ve lo insegna il piccolo Teino in questo videino. Interpretare l'adulto significa non farsi agganciare. Che succede proprio questo? Tu sei l'occhiale, lei è la provocatrice. Che cosa succede? Succede questo e ti porta dentro. Sei uno stronzo perché quella volta lì non hai buttato l'immondizia 5 anni fa, grandissimo pezzo di merda, eccetera. Sì, ma io quella volta lì ho cucinato, non... Ok? Ti stai agganciato, ti ha portato dentro la sua sfera incredibile di rotture di coglioni. Vincerà sempre lei le provocazioni, perché voi più cercate di rigirare le frittate, più in realtà lei scaverà ancora di più per trovare delle cose nelle quali non siete stati bravi o non avete adempiuto al vostro dovere. Quindi più lei provoca, più tu rispondi alla provocazione, più lei provoca alzando l'asticella. E lei, tranquillo, è bravissima a fare questo. Lei ci è nata, lei ha ereditato da millenni, dai nostri avi, ha ereditato nei suoi geni, dalle madri, delle madri, delle madri, delle madri, le modalità più raffinate, più sottili per fare questo.
Tu no, tu eri occupato a cacciare, tu eri occupato a rincorrere il mammut o a scappare dalla tigre con i denti a sciabola per non essere pappato vivo. Avevi altro per la testa. La donna stava lì, ok? E pensava a meccanismi per romperti i coglioni. Ora, al di là dell'ironia, come si fa quindi a far sì che non ci sia l'aggancio che ti porta dentro? Per non far sì che ci sia l'aggancio che ti porta dentro, in realtà bisogna essere fermi, morbidi e impassibili. Nel momento in cui lei ti dice tu perché hai fatto questo, hai fatto quella, bla 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 bla, tu, guarda, mi dispiace che pensi questo, se lo pensi non ci posso far nulla. Punto. Fine. Fine. Nient'altro. E se lei continua alzando l'asticella, semplicemente tu dici guarda, mi sembra assolutamente inappropriato che tu continui questo tipo di discorso, se vuoi continuarlo ti lascio tranquilla, esco, vado a farmi un giro, devo fare delle commissioni, quando torno forse ne parliamo in maniera un po' più adulta. Fine! Non mi faccio prendere, non mi faccio agganciare, non mi faccio assolutamente coinvolgere. Questa cosa la farà incazzare sì tantissimo, alzerà ancora di più l'asticella, alzerà ancora di più il livello della provocazione. Bene, te lo faccio, ma tu sei impassibile, tu sei una roccia, ok? Tu stai lì, ok? E di fronte a questi proiettili che ti arrivano non cerchi neanche di schivarli, perché schivarli implica già uno sforzo, non sei Neo. Tu ti prendi le pallottole e rimani lì, impassibile, fermo, statuario, ok? Perfetto. Questo è l'unico modo per far sì che lei abbia vinto nella sua testa. Perché la provocazione che cos'è in fin dei conti? È il io che ti butto addosso un sacco di merda perché io ho ragione e tu torto. E quindi prendo e merda. Merda, tanta merda. A quelli che fanno il teatro in realtà porta bene, ma tieni, tanta merda, tanta merda, tanta merda. E quindi che cosa succede? Succede che quando avrà finito di svuotare la sua merda su di te, tu impassibile stai lì ad accogliere, ok? Quando avrà finito di buttare la sua merda su di te, che cosa succederà? Succederà che finalmente nella sua testa avrà vinto il conflitto e quindi può partire tutto quello che è il trattato di pace. Quindi mi raccomando, rifletti su sta roba. Ti lascio a questo video dove parlo di delusione. Ok, prima te l'ho citata, vai a vedere questo video, ricordati di iscriverti al canale, mi raccomando, partecipa alle iniziative, sii presente lunedì sera in diretta e mi raccomando, non fare cazzate. A presto.